siamo a Sanremo. In diretta da Sanremo qui a Radio Bruno abbiamo Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli. Ragazzi, finalmente abbiamo capito come metterci su questo divano. Grazie. Sì, bisogna, cioè la seduta è lunga e va sfruttata tutta perché sennò è inutile, capito? No, invece parliamo di voi. Allora, questa avventura sì. sanremese come sta andando? Come vi sentite? Ci stiamo divertendo un sacco, no? Oh. Sì. Non so, lui si intristisce ogni tanto, c'è dei momenti così, però no, no. Abbiamo parlato perché abbiamo appena finito di parlare per un'ora lì alla conferenza stampa e quindi adesso lascio parlare un attimo. Possiamo lui, stare zitti? Se riuscite a capire quello che dice poi, perché non è detto. Sì, infatti poi conferenza stampa mi fa mai parlare, lui parla solo lui, però si stanca, capito? No, voi mi conoscete da una vita. Siete l'uno e il portafortuna dell'altro, sì. giusto? Sì, 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 siamo fratelli ormai, ovviamente ci conosciamo, io penso, non so, ci conosciamo benissimo, dal 2000, quando è? Dal 2000. Però tra i big conoscete anche, soprattutto tu, Francesco, Nina Zilli da tanto. Sì, sì, è una nostra cara amica, da, io figurati, con la prima volta che l'ho conosciuta, Chiara, si chiama così, era a MTV nel 2000 e lei faceva un giro in Vespa e quindi noi seguivamo dal programma che conducevo io, insomma, delle cose che lei faceva in giro, quindi sono passati 15 anni. E poi abbiamo fatto anche i TRL Awards insieme nel 2010, noi come Ruggero e Gianluca, diciamo. E quindi Nina Zilli, sì, ma tanti. Guarda, siamo diventati amici di tutti, nel senso che c'è una bella atmosfera di Masini, di Neck, sì, sì. di Chiara, di Grignani, di Biancazzei, di Moreno, insomma. Malika. No, è un bel gruppo, sarebbe bello anche poi diventare amici dopo, cioè, chissà se ma non credo che loro vogliono. Non vogliono, non vogliono. Infatti, sì, perché noi ogni volta dai, lasciami il numero, comunque magari ci vediamo, sì, dopo, sempre dopo. Sempre dopo. Allora, voi eravate ospiti al Festival di Morandi, ci avete preso sì. gusto, avete chiamato Carlo Conti dicendo... Brava, proprio lì che ci è venuto la voglia di partecipare, capito? E adesso che abbiamo partecipato c'è passata proprio completamente. No, no, nel senso ci siamo tolti lo sfizio, capito? Ecco, perciò siamo contenti, contenti. Questa sera un altro sfizio con la cover Cocchi e Renato. Sì, che è una bomba, che è una discreta bombetta che spariamo ancora sul palco dell'Ariston dopo la bombazza di ieri sera. Stai perdendo la voce? No, non è proprio un atteggiamento. Ah, un atteggiamento, infatti okay, okay. Quindi stasera, sentirete, mi sto preparando perché l'esibizione di stasera è molto più intima. Non so come dire, un po' più così, un po' più intima, sì. un po' più raccolta. Ah, sì? Sì. Quindi sto preparando la voce, ho appena mangiato dell'asfalto che c'era qua fuori per farmi venire questa voce un po' suadente, quindi discreta bomba, sì, sì, e sì. completamente diversa rispetto a ieri. A proposito di voce, voi so che vi siete preparati tantissimo con un insegnante di canto, ma non ne avevate bisogno perché nel vostro trascorso comunque la musica c'è sempre stata. Avete anche inciso. Non ne avevate bisogno perché tanto non è servito a niente. No, guarda, io non dico nulla. Sei molto gentile, finalmente una che si ricorda che sono anni che cantiamo. Infatti. Però ne avevamo bisogno comunque, no, te lo assicuro, perché comunque il palco live, insomma, aveva bisogno di un piccolo aiuto in più e insomma, siamo contenti. Ma quello che si chiedono tutti, quei quattro che giocano a carte, che ci stanno a fare sul palco? Sono gli Alpini, che come avete potuto sentire proprio nell'arrangiamento della canzone, fatto tra l'altro dal maestro Roy Paci, un applauso dovunque voi siate nel mondo per il maestro Roy Paci. Giustamente ci sono così delle armonie che ricordano un po' quelle dei cori degli Alpini e noi volevamo rappresentare insomma anche un po' l'uomo comune sul palco di Sanremo, per una volta lì che gioca a carte e si beve un fiasco di vino, ecco. E dopo l'avventura sanremese dove vi vedremo? Continuerà questo progetto infernale che abbiamo architettato, che parte qui da Sanremo e poi diventerà per prima cosa un film che esce il 19 marzo e poi chissà, vediamo cosa queste menti malate cosa produrranno, insomma, però magari teatro, ci piacerebbe fare un altro tour, vediamo, tanto una cosa alla volta. Grazie mille di essere stati con noi. Grazie Radio Grazie Bruno, siete i numeri uno. Fa rima, vero? Bello. Infatti. Ma non è lo slogan della radio, però dovreste. No, adesso però, lo usiamo, dai. Vabbè ragazzi, pagare però qua. Ciao. Ciao.